Da dove iniziamo? Dove vuole lei? 94, 93, da Catania. Facevo parte purtroppo, ahimè, di un gruppo criminale, insomma, denominato insomma Cosa Nostra, Santa Paola. E lì è iniziato il mio sodalizio. Così poi insomma con gli anni ho capito, ho maturato dei cambiamenti, insomma. Cioè quello che stavo facendo, ho riscontrato che era sbagliato. E lì ho pensato di cambiare il mio destino, insomma. Diciamo, passando dalla parte della giustizia. La storia di Mario, nome di fantasia, passa da Arezzo e dalla sua recente carcerazione a San Benedetto. Uno spartiacque per lui, soprattutto per il suo processo di rieducazione, grazie alla vicinanza di tante persone e alla poesia. Il concorso di poesie all'interno delle case circondariali, partito proprio da Arezzo, festeggia quest'anno i suoi 20 anni. Se ne è parlato in un convegno ospitato dalla Casa delle Culture, che ha puntato i riflettori più ampiamente sulla situazione del carcere aretino di San Benedetto. Ho avuto la fortuna, specie in quest'ultimo periodo, nel carcere di Arezzo, a conoscere delle persone fantastiche come il dottor Basco, l'educatrice, l'Edda Ardimani. Comunque si è arricchito il mio bagaglio personale. Mi sono iscritto all'università, sto proseguendo. Senta, la poesia come l'ha aiutata in questo percorso? A colorare questo percorso, a colorarlo di sfumature che non sapevo, insomma, che esistevano. 20 anni di poesie dentro al carcere, che cosa hanno significato? Tantissimo, mi ha fatto conoscere, mi ha trasportato dentro la realtà carceraria italiana. Ma i pensieri naturalmente dei propri cari, questa mancanza dei figli, delle mogli, delle fidanzate, questo è quello che ricorre. E ricorre anche molte persone che dicono sono innocenti. Un modo dunque ancora una volta per aprire il carcere alla città. E mi ha fatto piacere che il tema sia partito dalle poesie, perché la poesia a volte magari può essere appunto ritenuto qualcosa di marginale, in realtà invece è qualcosa che ti rigenera, ti aiuta a ricordarti che sei una persona, altrimenti il rischio è questo, di perdere questa dimensione nel carcere, cioè di perdere la dimensione umana.